Allora, siamo finalmente entrati ufficialmente nella primavera e ho voluto inaugurare questo periodo che per me... Oh, odio il freddo! Odio! E l'ho voluto inaugurare con questa nail art che richiama un po' i rami dei fiori che vediamo proprio in questo periodo. E provo ad avvicinarla un po'. Ed è particolare perché è sfumata. I colori sono sfumati. Praticamente sotto è più chiara, c'è un rosa più chiaro, poi pian piano il fondo diventa rosa scuro e c'è poi l'oro, diventa oro. E poi ho fatto questo motivo di questi rami con i fiori molto stilizzati. Poi tutti questi pallini bianchi che sono le gemme dei fiori, insomma, che stanno sbocciando. E poi sopra ci ho passato un po' di glitter argento, soprattutto in punta e poi un pochino anche sul resto dell'unghia. E l'ho realizzata con i colori acrilici, quelli che vi avevo fatto vedere in un altro video. E questa qua l'ho realizzata su, e secondo me viene... Non viene meglio, però vi resiste di più. Allora, io l'ho realizzata. Queste qui sono. È una copertura delle mie unghie, una copertura in gel ho fatto. Sotto le mie unghie, sopra c'è la copertura in gel. Resiste di più perché invece di andarlo a sigillare con un top coat, quindi uno smalto, l'ho sigillato con il gel. E quindi, essendo che i colori acrilici sono a base d'acqua, se lo andate. Ovviamente lo dovete sigillare con qualcosa perché sennò la prima volta che usate l'acqua e i detergenti per fare le pulizie, addio. E io l'ho fatto la settimana scorsa, l'ho sigillata con il gel e non si è rovinata affatto. Quindi, e contate che ho fatto le pulizie sia con i guanti che senza e sta ancora tutta qua. Sulle unghie naturali provate con un buon top coat, però sicuramente non vi resiste come con il gel. E allora ve la faccio vedere su una T. Prendiamo un piccolo recipiente per mettere dell'acqua che ci servirà per poi pulire gli strumenti perché dobbiamo tenerli sempre abbastanza puliti, se no ci fa un macello e non riusciamo a lavorare bene. Poi io ho usato per fare le sfumature questa bacchettina che in punta ha una spugnetta. L'ho presa nel reparto, come al solito, di bricolage di un qualsiasi negozio di hobby, fa da te, tipo, credo, sì, l'ho vista anche da Brico e dovrebbero avercela da Self. Questa è della stamperia, era in una confezione da tre. La trovo utilissima, è veramente buona per questo scopo perché è piccolina, riuscite a lavorarci bene. Allora, prendo i colori. Io ho preso questo rosa chiaro, rosa un po' più scuro e poi l'oro per la punta e il bianco ed il nero per fare rispettivamente i rami e le gemme, i boccioli dei fiori, insomma. Allora, sotto se volete potete fare una base leggermente rosata. Io qua sulla dip, ovviamente sotto, allora se è unghia naturale sotto base trasparente. Se volete base rosata. E poi iniziamo il nostro lavoro. Tenetevi a portata di mano anche un pezzo di Scottex ripiegato, perché poi dovete andare a pulire questo qua. È una cosa molto importante perché se vi si secca il colore su questo è un macello, cioè lo potete andare a sciacquare, però io per esempio ce n'ho un altro che mi si è un po' rovinato, mi si era seccato il colore. Allora, lo andiamo a prendere, io lo potete diluire se vedete che è troppo denso, oppure... Ah, e andate anche a scaricare il colore appena lo prendete qua, perché altrimenti vi fa tutto un colore unico, un pastrocchio. Lo scaricate leggermente e poi andate a tamponare qua sopra. Andate con questo rosa chiaro
Andate a pulire, immergete nell'acqua e poi pulite così, facendo una rotazione. Pulite il pennello, chiudete il colore che avete usato perché con l'aria tende a seccarsi tutto e prendete il rosa più scuro. Io lo prendo direttamente qua dal tappino. Scaricate un po' e andate qua. Lasciate sempre rosa. La parte sotto, rosa chiaro, e piano piano sfumate, però non andate tutto sopra, qua sotto deve rimanere comunque rosa chiaro. Deve essere una cosa molto graduale il colore, sacco di colore. Ok, poi mi raccomando, pulite la spugnettina qua sul vostro scottex. E passate all'oro. C'è una sfumatura rosa, rosa scuro oro adesso. Mi raccomando, adesso pulite la spugnettina. Andiamo a prendere il colore nero per fare i rametti. Per farli uso un pennellino dalla punta sottile, potete prendere tranquillamente quelli per pitturare, per dipingere. Allora, vedete che io le ho fatte da questa parte, le ho fatte che partono da qua, vanno verso il centro, e invece dall'altra parte al contrario, da qua che partono verso il centro di là. Vedete? Ok. Quindi io adesso ve le faccio su questa che da qua vanno qua. Ovviamente se fate l'altra mano fate il contrario. Allora parto da questa parte di qua e poi faccio un disegno irregolare. Che rami, non è che vanno tutti drittissimi, insomma. La potete prendere uno stuzzicadente oppure io prendo questo strumento qui. Vado a prendere un po' di colore sulla punta e faccio tutti i pallini su questi rametti. Ok, andiamo con lo smalto argento glitterato e questo ha diversi brillantini dentro di diversi colori. Lo mettiamo qua in punta, un po' più concentrato, però ai lati dei rametti, insomma. E poi facciamo dei tocchettini leggeri. Ok, ora scarichiamo bene il pennellino dello smalto e ne applichiamo leggermente sopra, qua, proprio in maniera leggera leggera. Ok, e la nostra nail art è finita e a questo punto la potete sigillare. Sicuramente quando andrete a realizzare questa decorazione con questa tecnica così a spugnatura vi si sporcherà tutta la porzione di pelle qua attorno all'unghia. Non vi preoccupate perché tanto basta che prendete un cotton fioc, sulla punta lo bagnate con del solvente per lo smalto e andate piano piano a pulire tutto intorno. E vi lascio qualche foto. Ciao!